E invece noi riportiamo l'attenzione proprio su questo tema, quindi la bellezza nell'insegnamento. Allora, prendiamo questi appunti e vediamo che vi parlo della composizione. Perché la composizione? Perché la composizione ha a che fare con la bellezza, tutto ciò che ha un aspetto che si richiama chiaramente a un tema compositivo nella natura, nella vita, nella grafica, nel cinema, ovunque, ha immediatamente a che fare con l'argomento bellezza, nel bene e nel male, perché se la composizione non funziona, noi non siamo di fronte a qualcosa di bello, ovviamente. Ma che cos'è una composizione? Una composizione la possiamo definire fondamentalmente come l'interazione tra oggetti. Un oggetto non è una composizione, è un oggetto, punto, è un oggetto che viene rappresentato. Ma nel momento in cui ci sono diversi oggetti, ecco che abbiamo una composizione, perché c'è una relazione tra questi oggetti e la loro interazione, cioè il modo con cui la composizione viene presentata, determina l'apprezzamento qualitativo estetico. Estetico perché proprio noi oggi ci concentriamo su questo, sull'estetica e non sui contenuti. Vedete che se io prendo due cerchi e li unisco con due frecce, abbiamo una relazione evidente. Però se io togliessi questa doppia freccia, non avremmo più una relazione evidente. Ma dal momento in cui questi due cerchi sono collocati sulla stessa pagina, abbiamo comunque una relazione. Dunque, che cosa significa questo? Beh, significa che una relazione esiste indipendentemente dalla nostra volontà. E questo è importante, perché dobbiamo sapere che tutto quello che noi facciamo a livello compositivo viene percepito come una composizione, anche se noi in quel momento stiamo pensando a tutt'altro. Per esempio, stiamo pensando ai contenuti, stiamo pensando a Mariolino che deve svolgere un compito, a Giovanna che deve recuperare qualcosa e non ci curiamo della composizione. Beh, sappiate che è sbagliato. Qualsiasi cosa voi facciate ha che implica due oggetti, più di un oggetto, ha a che fare con la composizione. E che voi lo vogliate o meno, chiunque abbia a che fare con quello che voi state rappresentando percepisce una composizione. E di nuovo, che voi lo vogliate o meno, chiunque percepisce una composizione esprime un giudizio estetico. E il giudizio estetico è il primo giudizio che viene espresso. E quindi voi siete giudicati prima di tutto per la vostra bellezza. Non fisica, ovviamente, ma per la bellezza di quello che fate. È evidente questo.